Centro Gomme Colle Strada di Persichini Luigi. Assistenza esclusiva e professionalità dal 1945. Vendita, ricambio e montaggio pneumatici. Deposito gomme, convergenza di ultima generazione e una vastissima gamma di pneumatici di prima scelta garantiti delle migliori marche, a prezzi vantaggiosi e convenienti. Siamo convenzionati con le migliori società di autonoleggio. Da noi trovi anche un autolavaggio self-service 24 ore. Vieni a trovarci in via della Valtiera 84. Mondottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione, occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Con un gol per tempo, la Ponte Vecchio ha battuto 2-0 il Piccione al Comunale degli Ornari, conquistando la sesta vittoria stagionale e allungando a 8 la striscia positiva di risultati. Quarto KO consecutivo invece per i bianco-blu ed esordio amaro per il neo tecnico Andrea Presciutti. Pronti via e dopo soli 3 giri di lancette, la Ponte Vecchio passa in vantaggio quando l'Orbamba dalla sinistra fa partire questo cross che si trasforma in un tiro con la palla che sbatte sul palo e poi termina la propria corsa in fondo al sacco. Per gli ospiti la situazione si complica notevolmente quando il direttore di gara, il signore Luca Di Foligno, giudica da rosso diretto questo intervento di Boateng ai danni di Biavati e così il Piccione rimane in 10 uomini. La rete del raddoppio della Ponte Vecchio arriva ad inizio ripresa, precisamente al minuto 47, quando sul cross di Mariucci c'è la sponda di De Pretis che favorisce le tappine di D'Ambrosio, che da pochi passi batte Paluca per il gol che vale il 2-0. La Ponte Vecchio sfiora poi anche il tris, ma Paluca salva i suoi con una grande parata sul destro di Pierassa. Poco dopo il numero 1 del Piccione è formidabile anche sul tentativo ravvicinato di Mariucci. I padroni di casa insistono e sul cross dalla destra di Vinciarelli D'Ambrosio di testa si divora letteralmente il gol del 3-0. Nel finale c'è spazio anche per un calcio di rigore che l'arbitro assegna per questo fallo di Paluca ai danni del neo entrato Peronullo. Dal dischetto va lo stesso numero 20 che però colpisce il palo. E allora arriva il triplice fischio al Comunale degli Ornari. Finisce così Ponte Vecchio 2, Piccione 0. Ci tenevamo a chiudere bene il girone d'andata e passare insomma delle feste serene, fare un augurio alla società con questa vittoria, insomma ci siamo riusciti, penso che il risultato non è stato mai in discussione, poi dopo che loro sono rimasti in 10 per noi la partita è stata molto più facile, quindi insomma c'è soddisfazione e ecco ora passiamo le feste, lavoriamo, ricarichiamo le pile, poi ricominceremo con la Pietralunghese e auguri a tutti e buone feste. Purtroppo siamo nelle solite difficoltà, difficoltà mentali, difficoltà sul campo e quindi aumentano ad ogni episodio. Abbiamo subito il gol appena dopo 3 minuti, quindi già tesi ci ha creato ancora ulteriori problemi. Abbiamo reagito, abbiamo cercato di reagire, ma quando abbiamo iniziato a reagire ancora un episodio negativo con l'espulsione di Boateng. Siamo rimasti anche in 10, tutto è stato in salita. Poi complessivamente abbiamo fatto un pochino tutto noi per la partita. È un momento negativo, la sosta viene proprio al momento giusto. C'è il bisogno di tirare le fila, il Piccione non molla, in settimana ci sarà il nuovo allenatore e ripartiamo fino a che la matematica non ci dà torto, noi continueremo a lottare come abbiamo lottato per tutti i 90 minuti anche oggi.